campiura, che un camper che viaggia per i paesi. Oggi finisce oggi, poi va a Pisa, a Livorno, a Viterbo. Anche ad Arezzo è arrivato il camper dell'inclusione, il Down Tour, la manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Persone Down per celebrare i suoi primi 40 anni ha infatti toccato anche la città di Arezzo. E siamo nelle piazze per sensibilizzare, raccogliere fondi a sostegno dei nostri progetti di integrazione sociale, lavorativa, scolastica dei ragazzi e adulti con sindrome di Down, i bambini con sindrome di Down, e offriamo delle pillole contro il pregiudizio, una modalità di sensibilizzazione un pochino ironica, la buttiamo sullo scherzo, ma in effetti insomma, c'è tanto da lavorare in questo senso, perché ancora oggi ci sono tanti pregiudizi, tanti luoghi comuni sulla sindrome di Down in particolare e sulla disabilità intellettiva più in generale. Per esempio, per quanto riguarda le persone con sindrome di Down, che siano per esempio tutti belli, biondi, con gli occhi azzurri, sorridenti, degli eterni bambini, che per esempio siano un po' come degli angeli, che non abbiano pulsioni come le altre persone, invece sono persone umane, che quindi hanno dei sentimenti, delle speranze, dei desideri, provano rabbia, si innamorano. E sono in grado, diciamo, di fare tante cose. Oggigiorno il 13% delle persone con sindrome di Down, per esempio, lavora, degli adulti con sindrome di Down, iniziano anche ad esserci delle esperienze di vita autonoma al di fuori dell'ambiente familiare. Il Down Tour è un lungo viaggio che attraverserà tutta la penisola, iniziato con la giornata mondiale e che si concluderà con la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down il prossimo 13 ottobre. Una buona occasione per raccontare e stupire chi ancora non conosce le persone con un cromosoma in più, ma anche per ricordare a tutti l'importanza di diritti, autonomia e inclusione. Perché la qualità della vita delle persone con sindrome di Down certamente dipenderà da quello che sapranno dimostrare di fare, ma anche dalla, diciamo, capacità della comunità in cui vivono di accogliere, di essere più attenti ai loro bisogni, che sono dei bisogni speciali. Sì, lavoravo alla pizzeria di Rivieni. E ora cosa fai? Però ora sono ferma. Però ti piaceva lavorare? Sì, sì.